17-11 primo tempo, 31-25 secondo tempo, i numeri sono quelli. Magari non vogliono dire esattamente la stessa cosa, il secondo tempo l'abbiamo pareggiato, ma secondo me potevamo stare nel primo tempo a 2-3 gol di distanza, questa è la mia valutazione ex post. E niente, abbiamo sbagliato di emozione 2-3 soluzioni facili, perché i 7 metri sono abbastanza facili per una giocatrice di livello come quelle che mettiamo in campo. In un momento in cui la partita poteva prendere anche una piega diversa, probabilmente lì forse il maggior rammarico. Sì, perché potevamo secondo me essere in vantaggio uno, forse due gol in quel momento, e quindi quando loro chiaramente potevano avere un attimo di break, sì, non si sarebbero trovati più 5, più 6, ma più 4, più 3, e credo che la partita potesse essere su quei binari. E che devo dire, che l'esperienza che abbiamo, hanno le nostre ragazze, è molto limitata, abbiamo fatto sicuramente degli errori, ma dal punto di vista intellettualmente onesto credo che alle mie ragazze potessi chiedere poco di più, se non un briciolo di emozione in meno, ma è anche vero che queste sono partite che giocano molte di loro per la prima volta nella loro vita. Ci sono cose anche positive, la Slovenia ci ha studiato, ci ha sorpreso con una situazione tattica in cui abbiamo subito tanto in difesa nel primo tempo, poi piano piano ci siamo adeguati, ma non siamo riusciti a farlo subito perché abbiamo preso 4-5 gol di seguito in mezzo alla difesa, cosa che non deve capitare. Probabilmente una partita non eccezionale del nostro gruppo portieri, ma che è così, questa è una partita che sapevamo che avremmo dovuto giocare alla perfezione per vincere o per stare comunque in partita, qualcosa abbiamo sbagliato. Qualcosa da immaginare poi per il return match, perché si va in Slovenia con la ferma intenzione di rendere dura, durissima la vita a questa squadra, che sicuramente ha un tasso di esperienza e di qualità superiore all'Italia, ma che nel complesso dei 60 minuti non ha mai dato l'impressione di essere tanto superiore all'Italia. Eh sì, io penso che andrà in Slovenia dopo 4 giorni, adesso dopo il risultato negativo, non sarà proprio una cosa facilissima, ma dobbiamo ricaricare le batterie, dobbiamo ricaricare il sorriso, perché senza sorriso e senza ottimismo non possiamo andare da nessuna parte. E credo che le ragazze possano capire che questo, come ho detto già loro nel pre-partita, è un momento di inizio per la loro carriera, proprio per la carriera individuale oltre che quella di squadra, e quindi che riescano a esprimere il loro massimo con la potenzialità di essere di fronte a una grande squadra, e quindi che si facciano conoscere dal mondo pallacanistico. Per noi è molto importante questo. Il risultato non spiega la partita, secondo me c'è mancata lucidità dal primo minuto, ci sono stati dei momenti, abbiamo fatto proprio momenti belli e poi momenti veramente in cui abbiamo perso palla, sbagliato tiri dai 7 metri, dai 6 metri. Quindi secondo me quello ci ha penalizzato, forse dovuto anche un po' alla mancanza di esperienza che abbiamo di giocare partite di questo livello. Senti, è un'Italia che però insomma sta cercando, no, di salire qualche gradino. Ovvio che questo probabilmente era l'ostacolo più impegnativo da poter superare, però partita dopo partita immagino che questo gruppo, giovanissimo del resto, stia mettendo dentro qualcosa. Sì, sì, ma anche in allenamento si è visto, stiamo crescendo pian piano, ovviamente secondo me ci vuole tempo, siamo giovani e anche quelle giovani stanno migliorando un sacco, si vede durante le partite e durante gli allenamenti, quindi secondo me col tempo riusciremo davvero a raggiungere dei risultati, già questo è stato un risultato per noi, essere qua, giocare contro la squadra di un livello più forte di noi sulla carta e oggi anche non, quindi... È bello, è un progetto che cerchiamo di portare avanti e di crescere insieme. È chiaro che ora andrete in Slovenia, insomma non credo che il morale in questo momento sia a 1000, però c'è un'altra partita da affrontare, da onorare, da interpretare al meglio proprio in questo percorso di crescita. Sì, probabilmente, magari non avendo proprio nulla da perdere, potrebbe essere più facile per noi giocare contro di loro e trovare magari quella palla che oggi abbiamo buttato fuori, riuscire a metterla in porta, quindi speriamo in questo.